Salvato! Fuori! Il Presidente della Repubblica Italiana è a bordo dell'unità. Buona autorità. Corona, sì. Dono è l'insegna di comando dell'ammiraglio Bergamini, quando era comandante della nona divisione navale. Questo è un tesoro, questo. Sì. Ed era costruito in questo contenitore originale. Quindi comandante della nona divisione navale sulle navi prima Littorio e successivamente Vittorio Emilio. E questa è la sua insegna di comando, quando era comandante della divisione. Ed era un tesoro questo. Decisamente. Bellissimo, è un ricordo di straordinario valore. Sì. Questo già vi conoscerà ovviamente. Grazie. Il crest della nave, il motto ovviamente con forza e fedeltà, che ricalca quello originario della prima nave Bergamini, e là ovviamente la figura dell'ammiraglio Bergamini a quella nave dedicata, che già conosce visto che ci siamo già incontrati in lontananza durante l'80esima commemorazione della fondamento della Corazza d'Arona a settembre. Quella ammiraglio, quella circostanza indimenticabile. Giornata splendida. Un'occasione straordinariamente coinvolgente. Siamo stati molto fortunati col meteo. Poi. Grazie comandante. A lei, presidente. Per sperimentare nuove tipologie di sistemi. Come può vedere è un drone da ricognizione sostanzialmente, scoperta e ricognizione. L'ammiraglio Credendino e l'ammiraglio Frumento, per poter dare un saluto cordialissimo al comandante e all'equipaggio di nave Bergamini, che porta un nome illustre, vittima dell'affondamento della corazzata Roma, e che è ricordato nella storia della Marina con grande rispetto. La vostra nave è così avanzata a piano tecnologico da essere particolarmente importante nel sistema in cui è inquadrata della Marina Militare, e questo sistema è funzionale a quanto la Marina con le altre forze armate fa per la Repubblica. Le forze armate garantiscono la libertà della Repubblica e dei suoi cittadini, garantendo la sua sicurezza e la sua difesa. E questo è un compito di straordinaria importanza nell'equilibrio del nostro sistema, della nostra democrazia, della nostra Repubblica. Siete impegnati in un'operazione importante. In questo periodo, con tanti eventi imprevisti che hanno accentuato le tensioni in tante regioni del mondo, le nostre forze armate, segnatamente la Marina, così intensamente interessate alle tensioni, sono state chiamate a un impegno particolarmente accentuato. La Marina Militare è impegnata su vari fronti, per esigenza umanitaria, come di fronte alla Striscia di Gaza, per contrasto alla pirateria, come è avvenuto con la missione Atalanta e come avviene e successivamente nel Golfo di Guinea, per la sicurezza della libertà di navigazione, come nel Mar Rosso, una quantità di interventi, di missioni che sono preziose per il contributo che con le sue forze armate l'Italia offre e reca alla comunità internazionale per la stabilità e per la pace. Tutto questo naturalmente comporta un impegno particolarmente intenso. Ho visto gli ultimi 4 anni di impegno di nave Bergamini, particolarmente intensi con periodi l'uno dopo l'altro, e mi rendo conto che questo comporta sacrifici. Una nave
un'epoca come questa comporta naturalmente l'orgoglio di essere a bordo, ma anche molti sacrifici come tempo e come lontananza da casa. Ma è un'opera particolarmente importante per l'Italia e io sono qui soprattutto per ringraziare la Marina Militare e tutti voi per quanto fate. Grazie per la vostra attività e buon vento. Grazie.